L'Italia sta negoziando per strumenti nuovi. Già abbiamo acquisito insieme agli altri partner un fondo per la disoccupazione di 100 miliardi, fondo della Banca Europea per gli investimenti e linee di credito nuove. Adesso negoziamo per questo Recovery Fund, un fondo per la ripresa. Ieri un buon primo passo, perché sono cadute alcune resistenze, si parla di una grande quantità di soldi a fondo perduto che servono per gli investimenti nel mondo del lavoro, dell'impresa, nella lotta a una recessione economica imponente. Quindi noi continueremo a negoziare, ma molti passi avanti si sono fatti e l'Europa sta reagendo in maniera unitaria e coordinata. Ministro, il governo francese ha fatto sapere che ci sono 4 paesi contrari a questa linea di credito. La partita sarà dura. Continueremo a negoziare. Adesso la Commissione il 27 maggio presenterà la proposta. Alcuni spunti sono venuti dai paesi, altri sono ancora delle obiezioni, ma il negoziato si fa cercando di unire tutti i 27, perché insieme alla BCE, ai suoi programmi, ai programmi della Commissione, adesso è necessario che l'Europa reagisca in maniera unita e solidale. Ma i paesi contrari sono quelli di Visegrad? No, i paesi contrari, a quanto abbiamo visto ieri, sono i paesi cosiddetti frugali, che fanno delle obiezioni, perché ovviamente ieri il fondo era largamente stabilito con sussidi, che significa non prestiti, ma significa finanziamenti a fondo perduto, che sono importanti per tenere unito il mercato unico e tenere il nostro tessuto industriale, il mondo del lavoro in questa crisi protetto e soprattutto con sostegno per la crescita. Lei dice che è una trattativa, ma perché alla fine il successo se lo sono intestati principalmente Francia e Germania? Non dobbiamo guardare in maniera provinciale a queste riunioni. L'Italia con la Francia dal 25 marzo si muove in maniera coordinata, abbiamo firmato documenti comuni e quindi è anche un buon risultato della spinta che abbiamo avuto tutti insieme per far fare un passo in avanti anche alla Germania, che aveva delle differenze rispetto a alcune posizioni nostre. Quindi muoviamo l'Europa in maniera unitaria, questo è l'importante passo di ieri e continueremo a lavorare da qui a fine giugno per realizzare tutte queste scelte. Grazie.